gente che suona il didgeridoo per passione, per professione, perché ha voglia di intripparsi un po', proprio questo penso sia anche il termine giusto per questo strumento. Li abbiamo raccolti, quindi oggi c'è stato un contest, c'è stato sicuramente prima di tutto un momento di condivisione, di scambio, di confronto, di incontro, di fare amicizia tra ragazzi provenienti da realtà diverse del nostro paese che comunque hanno una qualcosa in comune che è appunto questo bellissimo e fantastico strumento. C'è stato un contest qui ai Bevitori Longevi dove 7-8 ragazzi, poi alla fine si è aggiunto in corsa, abbiamo avuto modo di giocare molto soprattutto. Per questo ringraziamo tutti i partecipanti. Non abbiamo svelato il vincitore dicendo che il momento era questo, sul grande palco, quindi è arrivato il fatidico momento. Ricordiamo che il vincitore del contest avrà l'opportunità di suonare su questo palco il prossimo anno, quindi penso che sia un ottimo punto d'arrivo. Quindi sapete già chi sarà uno dei prossimi artisti del Diginos 2017. Visto che è arrivato, te ne sei occupato tu, io lascerei a te l'onore. Sì, guardate che qua perdo tutto. Allora, è stata una lotta dura, quindi ringraziamo innanzitutto i grandi giudici, e Paride e Russo che è laggiù in fondo, lo ringrazio perché comunque hanno dato un ottimo contributo. Un grande applauso a Paride, grazie a te. Questo, al di là del contest, penso che insomma se siamo qui oltre che Fiorino è merito suo, anche perché il maestro di Fiorino è stato Paride, quindi cioè, in senso è stato colui che l'onda di partire tante cose. L'onda è partita da di qua. Yes. Ringraziamo Matsumoto che comunque sia si esibiranno dopo e hanno fatto parte della giuria. Quindi abbiamo avuto un po' vari fronti su cui ragionare su questa giuria. C'erano tre tipologie di aspetto, venivano giudicati dall'aspetto tecnico, dalla presenza sul palco e anche un po' dall'originalità dello strumento e del personaggio. Quindi non resta che chiamare sul palco. È stata una gara dura perché comunque un paio di persone si sono trovate al limite, ma il vincitore della serata è William Goldsmith. Lo invitiamo sul palco con un grande applauso. William, dove sei? Dove sei? Non ti vedo. Vedo qualcosa che vola. Vieni, vieni. Come on. Vieni un attimo. Tra l'altro William Goldsmith, questo è già il nome d'artista, già fatto, già pronto per la parola gold nel nome, adesso ce la verrai anche a spiegare, insomma se te la sei data, se te l'hanno data, perché comunque è un pezzo forte che scotta, insomma abbiamo già l'oro che scotta, è anche giovane, è tutto un promesso, quest'altro anno avrai l'onore di essere qui sopra, quindi intanto come ci si sente qui sopra, com'è? William. Sensazione, portiamo avanti il didgeridoo italiano perché è importante far vedere che c'è un movimento in Italia nuovo, grazie soprattutto alla banda lì. Al prossimo anno, grazie. Grazie a te William, questo è l'attestato. Appendilo, fagli una bella cornice di legno e stile di Giridù e grazie a te. Auguriamo buon viaggio a William. Un applauso ancora, grazie.